Andiamo. Entri la musica. Natalia canta. Io la grido. E la cantate tutti, eh? Ce la ascoltiamo due volte. Così la prima volta la imparate, la seconda volta guai che non cantate, perché è orecchiabile, non è possibile. Vai. Tanto c'è la musica. Grazie a Bruno Mancini.
Abramo? No. Ciao a tutti, io sono Ernesto Nati e per Eclissi ho scritto un giallo e un rosso. Il rosso sarebbe della collana I Vivo Mistero. In effetti i gialli sono contaminati dal paranormale e sono ambientati a Pavia e narrano di una città sotterranea che si muove in parallelo a quella superficiale. Perché comprarli, secondo me, se venite a Pavia una sera nebbiosa e respirate un po' l'atmosfera, cominciate a intuire quello di cui io vi voglio raccontare. Ciao a tutti. C'è ancora qualcuno lì? Ciao a tutti, mi chiamo Stefano Granito, Ricci, ho pubblicato per Eclissi Sono tornato allo spoglio, un romanzo che comprende un arco di vita di 25 anni del protagonista, Curzio, alla perenne ricerca di se stesso, dove alla fine, arrivato verso i 50 anni, riesce finalmente a individuare la propria strada. Perché leggerlo? Perché credo che all'interno di questo libro ognuno di noi possa trovare degli spunti o comunque qualche cosa che ha riguardato la propria vita, un matrimonio magari sbagliato, un problema di paternità, un lavoro che non funziona come dovrebbe funzionare e un amore non sempre corrisposto, difficilissimo da raggiungere. Grazie. Da parte di questi ragazzi essere qui oggi a condividere con noi questo episodio, tra l'altro intensissimo, dell'Orlando Furioso. Perché? Bravi! Ma sì, applauditevi da soli! Ma sì! Perché tra l'altro il brano a loro affidato è uno dei più intensi dell'opera. Nell'Orlando Furioso, oltre a gli innamoramenti, i maghi, i castelli incantati, momenti fantastici, momenti diciamo cortesi, c'è, ed è sullo sfondo per tutto il tempo e ogni tanto emerge con grande potenza, una guerra. C'è una guerra in corso e c'è un assedio. Parigi è assediata.
e il brano che ascolteremo è uno dei momenti più drammatici dell'assedio di Parigi, perché di fatto il più potente tra i soldati moreschi, che è una specie di super cattivo come viene dipinto da Ariosto, che è Rodomonte, riesce da solo a entrare in Parigi. Rodomonte è un soldato così forte che non fa paura soltanto ai nemici, fa paura anche ai suoi stessi compagni. Mentre stanno assaltando Parigi, i monaci hanno e paura di andare avanti, perché ci sono i cristiani che difendono Parigi, ma soprattutto paura di tornare indietro, perché se Rodomonte ne vede uno che scappa, io vedo, posso dare le mie spalle che sta scappando, sta succedendo qualcosa alle mie spalle, posso andare avanti? Sì. Se Rodomonte vede uno dei suoi che scappa, lo uccide lui, tanto che riesce ad entrare in Parigi camminando, facendosi scaletta dei cadaveri dei suoi compagni stessi. Scala questo fossato pieno di cadaveri dei compagni e da solo entra in Parigi e la mette a ferro e fuoco. Che abbiamo davanti Rambo. Fa così paura anche perché ha un'armatura di scaglie di drago che in realtà è stata fabbricata per un suo avo che si chiamava Nembrotte, e che è colui che edificò Babele, e l'armatura è stata creata appositamente per sfidare Dio in persona. Quindi Rodomonte è il super cattivo della storia, e come tutti i super cattivi Ariosto ce lo dipinge anche come un personaggio estremamente affascinante, perché ha un coraggio che va oltre ogni limite, è veramente un degno avversario per l'esercito di Carlo Magno, per i soldati di Carlo Magno. In questo particolare episodio, quindi Rodomonte entra in Parigi, la mette a ferro e fuoco da solo, e Carlo Magno, un imperatore ormai anche vecchio e stanco, si ritroverà a dover fare coraggio ai suoi concittadini e al suo esercito. L'episodio comincia con la battaglia in corso. Quindi la battaglia è già... Parliamo di amore e morte, di Eros e Thanatos. Facciamo un percorso storico in questi due concetti. Questi due concetti che rappresentano un binomio, un'amicizia antichissima. Noi li vediamo sicuramente trattati da Freud. Pensiamo al saggio del 1920, Al di là del principio di piacere, in cui Freud sembra per la prima volta, insomma, parlare, sembra accostare al principio di vita, alla pulsione per la vita, Lebenstrieb, dice Freud, con cui traduce il concetto di Eros, di amore,
accosta la nozione di Todestrieb, che significa pulsione di morte. Ecco, quindi cerca di spiegare la coappartenenza, la vicinanza di questi due mondi che sembrano così estranei tra di loro, quello dell'amore e quello della morte. La prima cosa significativa che notiamo è che anche nel caso della morte parla, dice Todestrieb, dove trib significa impulso, e ovviamente impulso è quasi una sorta di sinonimo di Eros, di amore, no? Che cos'è Eros se non l'impulso? Poi lo vedremo attraverso il simposio di Platone, il tentativo appunto di possedere ciò di cui si è mancanti. Ecco, quindi una sorta di comunanza la vediamo già da qui, però io non voglio parlare di Freud, io voglio farvi vedere che questo binomio appunto antichissimo ha delle radici che si fondano appunto nel momento più aurorale della storia della nostra civiltà. Quindi andiamo proprio agli inizi, andiamo a uno dei primissimi scrittori, poeti della nostra civiltà, mi riferisco ad Esiodo. Esiodo scrisse, come forse sapete, due testi importanti, la Teogonia e poi le Opere dei Giorni. La Teogonia, come ci dice il titolo, racconta la genesi degli dèi, diciamo l'albero genealogico degli dèi. E quando Esiodo inizia a spiegare quali sono le divinità più ingenie, quindi quelle che precedono persino le divinità dell'Olimpo che conosciamo noi, quindi da Urano, Crono, Zeus e poi tutta la progenie di Zeus, ecco, dice che sono quattro le divinità più ingenie. Abbiamo anzitutto Chaos. Chaos ci ricorda, pensate, la bocca aperta. Per dire Chaos in greco si scrive con una lettera che è la chi, che va pronunciata spirata, quindi Chaos è la bocca aperta, come dire. Thank you.
verde, batte più che mai. Alza le tue mani, canta insieme a noi. Noi siamo felici perché siamo amici. Prendi l'emozione, vivile con noi. We not, we not. Ma il solo amore. Passiamo al nostro presidente, Superman, che definisce folle chi capisce le sue poesie, e ne diremo un paio. Non me lo dire a me, me ne ha fatte leggere due, le ho dovute leggere 25 volte. Sì, sono complicato, posto che ci sia una cosa da riparare. Allora. Dalla raccolta davanti al tempo, un taglio, e qui vorrei essere tranquillo, ecco. Un taglio alla fuga del timone sobbalza come la trottola sulle molliche di pane, sfugge corda indefinita, movenza soffice d'ora di sole, è vortice di fantasie e di specchi. Se invece sei colpevole, mentisti. Se sei colpevole, fuggi verso luci, te ne fuggi ossessive. Se sei colpevole e premi, respiri e sangue, rannulli, avvilendoti, tu mi rincontrerai, acerbi altari a lustrare, indifferenti vuoti a credere, parole a piangere, sfide a creare, curvi colori oscuri e matti a muovere, in malinconiche tossiche più di un fumo giallo intenso. E io ti parlerò di cani e di animali, delle mie pallide albe di sconfitta, di ore mai vissute di stelle. E io ti creerò bellezze e ti ricamerò ricordi e la mia mente, lenti accordi e spia. Sì, è una delle poesie più antiche. Ora una del 2002, dalla raccolta Non rubate la mia vita, che è bellissima, io ce l'ho, l'ho letta 300 volte, è una stupenda sequenza di poesie, ma questa è bellissima. Quando sarò pensiero su cigli di visioni dagli orizzonti nitidi verso stelle di mie antiche iscrizioni, oppure anche il tempo, in cui sarò passione nel buio ottuso per lunghi sguardi amorosi lasciati illanguidire dalle mie tristezze, di certo, o forse, il giorno che sarò ricordo tra vociare arruffato di vecchi amici alticci sulle note matte delle mie sortite. Non posso, non voglio. Quando sarò pensiero, la docile coerenza strappata a mani unite dai cesti di delizie per gli epigrammi delle tue certezze, non posso, non voglio. Il tempo in cui sarò passione, la mascherata tenerezza oltre effimere apparenze di abbracci mafiosi, interrata sotto il magma del tuo vulcano. Non posso, voglio. Il giorno voglio intero, dal primo all'ultimo minuto, dal primo all'ultimo sorriso, dal primo all'ultimo tuo bacio. Basta. Ne facciamo un'altra o lo lasciamo, lo abbandoniamo? Un'altra. Allora questa è proprio di ieri mattina. Perché nel 2016, dalla raccolta Erotismo, sì, il brivido più lungo, ti vedo seduta ogni giorno
Una mano gingilla tra i riccioli, accarezzandoti la gola. Il cavalletto attende le curve, le tinte, le forme. A volte una coda di auto rallenta il percorso del bus ed io ti guardo fremere per un attimo più lungo. Ti voglio sdraiata una notte. Una mano gingilla sul mio petto accarezzandomi innocente. Il calice attende le bollicine dello spazio e a volte un sorriso ferma quel del tutto il tempo. E io ti guardo nuda, prima del brindisi più lungo. Tunnel, dietro la curva. Un attimo e tu già mostri avvinto il primo e il dopo. Il buio mescolerà per noi il sogno e la realtà. Cronistico, cioè un pochino fuori dal tempo, ma ho pensato sarebbe stato molto bello se nelle persone che corrono sul lungomare o nelle loro corse mattutine, no, con gli auricolari, invece che avere della musica, possibilmente avessero delle parole di conforto, quindi si muovessero al ritmo di parole che per loro significassero. E questo è stato il fulcro del provare a scrivere un libro di poesie con un'impaginazione anche un pochino particolare. Poi l'editore ha cercato di vietarmelo. Io volevo che ci fosse un'interlinea diversa tra le parole, così che gli eventuali cantautori che comprassero il disco ci potessero mettere gli accordi sopra e magari farne canzone. E poi ci sono queste parole con carattere 52 che esplodono proprio come piccole bombe, ma non nocive, all'interno delle parole, delle pagine, e